gioco c'è Flor su Boing. È vero? No, neanche in bagno canti, mai. Che? Basta mentire, Floricienta, basta con tutti questi inganni. Greta, stai zitta, stai zitta. Nein, adesso basta. La struttura di grande imbroglio deve essere... Silenzien! Silenzien, nein. Io ho scoperto, Herr Federica, che nostra Flor essere addirittura cantante di una band musicale. Kikiriki, te chiaro? Kikiriki, te chiaro? Che hai detto, Greta? Niente, cosa avrà mai detto? Niente, non ha detto niente, non è vero, ragazzi. Ha detto che Floricienta essere cantante di una banda musicale. La cantante, sì, la cantante. Basta, per favore, basta. Abbiamo cose gravi e più importanti di cui occuparci. È arrivata la polizia, finalmente. Che bello! Ma per favore, che esagerati. Non era necessario farla arrestare. Ricoverarla andava bene lo stesso. Ma fate quello che vi pare. Vedrai, cara, che con questa minigonna di jeans oggi li stenderai tutti alla festa, eh? I ragazzi impazziranno. Ciao. Ciao, grazie, torna. Ah, sempre più clienti, più soldi. Nata! Dai, Nata, non puoi fare così, ti prego. Sai cosa devi fare? Aspettare che la nostra Maya passi questo attacco di ribellione. Da un momento all'altro lei chiamerà l'autista e gli dirà: vienimi a prendere, voglio tornare a casa, presto. Ma intanto dammi retta, potresti approfittarne e riconquistare Mattias. È così che va. Ragazze, avete visto Maya? No, affatto, perché? Perché lei è scappata di casa e siamo preoccupati. Oh no, che orrore, è terribile. Già, Nata, tu sai niente di Maya? Nata? Zitta! Sì, ha preso il pugno. Oh. Per Marcichita con Valentina. A Marcichita? Sì, parecchie ore fa. Ma come? Non ce la farai a raggiungerla! Bene, nel quartiere non c'è. E nelle zone limitrofe neanche. Ma ritengo che bisogna mantenere la calma, perché prima o poi la troveremo. Certo, non possiamo definirla una bambina. Certo che è una bambina, non ha ancora compiuto 15 anni. E poi è molto matura, molto matura, molto più matura che il fratello molte Flor, volte. Flor, non ti ci mettere, dai! Ma è la verità, Franco, e tu lo sai! Qui? Avevo detto che volevo stare da solo. Così può dire quello che gli pare alla polizia. Va bene, vero? Va bene. Io quello che devo sapere, scusatemi, è che carattere ha la ragazza. È una che si mette nei guai? Ma sentitelo che è insolente, non le permetto certe insinuazioni. Basta, per favore, basta. È un adolescente normale, con i suoi amici, che studia, ha una vita normale. A volte fa confusione come tutti i ragazzi. Ma vuoi stare zitta? Franco. Sentite, quello che voglio sapere è se la ragazza ha discusso con qualcuno? Ha lasciato qualche lettera? Non lo so, ha litigato con qualche amico o con il fidanzatino? Un fidanzato ce l'avrà. No, Maya non ha un fidanzato. È chiaro? Ho ragione. No, non ce l'ha. Va bene, allora continuerò a cercare. Qualsiasi cosa vi avverto. Vi accompagno. D'accordo. Per favore, cercate bene, non vi distraete con omicidi, rapine, per di qua. Rispondo io, rispondo io. Pronto? È Mattias. Ah. Sì, sta andando al terminal degli autobus. Maya ne ha preso uno per non so dove. Come? Ma che vuol... Pronto? La mamma di chi? Valentina. Ah, Valentina, sì. Come va? No, sì. Sì, stanno benissimo, sì. Adesso, no, non ci sono. Sono andato a fare un giretto nella zona. Arrivederci, signora. Ciao, sono io, l'hai raggiunta? No, purtroppo. Non ho fatto in tempo. Dove sei adesso? Vado a prendere la macchina e tento di raggiungerla. No, Mattias, senti, te lo chiedo per favore. Adesso fatti da parte, lascia che sia io a risolvere la situazione. È mia sorella, la mia famiglia. Va bene, come vuoi. Ma se sai qualcosa, avvertimi subito, mi raccomando. Sì, certo. Adesso ti preoccupi, adesso ti preoccupi. Maya, ti giuro che quando ti prendo io... Ehi, faccia, grazie per la bibita. Sai, sto male, capisci? Perché mia madre mi ha sostituito con la televisione. Lei preferisce un truccatore, un assistente a suo figlio. Sai che ho persino paura di svegliarmi una domenica e non trovare i ravioli in tavola o un hamburger, delle patatine fritte, una cosa qualunque. Basta, bello. Senti, smettila con questo pessimismo. Smettila. Pensa al lato positivo. Tua madre è Malala, ora sono in TV, quindi è finito il lavoro per la Per Sofia è finito il lavoro. Lì rischiavi che arrivasse uno e te la portasse via.
Sì. È così? Sì, in realtà hai ragione. Certo. Sei un buon amico, tu. A volte. Me lo daresti un bacio? Uno solo? Così poco. Oh, taccagno. Ciao. Ciao, sono qui con un'amica. Non lo sai cosa è successo? Che? Mai è scappata di casa e non la trovano. Come? Pretendo che quel catalogo arrivi a casa mia entro 5 minuti. Secondo lei che lingua parlo? Aramaico? Aspetto qui da ore senza potermi muovere. Siete solo una banda di fannulloni. Non mi interessano i vostri problemi. Mandatemi quel catalogo immediatamente, altrimenti giuro che mi sentirete. Non vedi che è un egoista? Pensa solo a lei. Delfina, puoi attaccare? Aspettiamo una telefonata importante, attacca! Può aspettare solo un istante, per favore? Ma si può sapere perché sei così maleducato? Un matrimonio è per tutta la vita, stai zitto! Avete visto Greta? No, non l'abbiamo visto. Bene, o mi mandate quei cataloghi entro 5 minuti o vi giuro che vi faccio fuori! Dammelo! Ma non vede che abbiamo bisogno del telefono? Che maleducata che è! Per favore, Flor, non alzare la voce con me, perché ti giuro che oggi... Allora chiamo Pedro, anche... così vediamo come si tranquillizza in fretta. Come mi puoi dire una cosa del genere? Che ingiustizia! Mi ferisce molto questo, mi ferisce! Ah, che esagerata! Greta! Greta! Flor è divina, eh? Tu credi che mi possa dare retta? No! No, che dici? No, no, sai, io e lei stiamo uscendo insieme. Ora siamo momentaneamente separati per un malinteso. Dai, non dire bugie. No, è la verità. Chi sei, la guardia del corpo della bambinaia? Pepita, ciao. Ciao. Ti aiuto a organizzare le tue cose e a tirarle fuori dalla valigia. Questo l'avete ben chiaro, eh? Ah, ma certo. L'idea è che voi due diate consigli per le donne. E voglio che il programma sia il massimo del... glamour, per dirlo in modo elegante. E la cosa importante è che voglio che voi due siate il volto dello show. Il volto? E tutte e due? Sì, ma certo, e quindi togliti quegli occhiali che non ti si vede, eh? Perché? Tu già mi conosci e poi mi donano molto. È che mi fa impazzire quando fa la faccia del cane arrabbiato, no? Guarda che lei quella faccia ce l'ha sempre per tutto. La mette per dormire, la mette per mangiare, la mette per ballare, dai. La mette per... Va bene, se proprio insisti, caro. Ecco qua. Oh! E chi ti ha fatto questo? Questo? Il figlio della tua amica? Cosa? Quale amica? Che amica lei? Oh, lei non è amica mia. Il figlio è una bestia e lei non è amica mia. Smettila subito, strega, che mio figlio non è uno che picchia la gente. Che deve dire? È la mamma mia. Ma il figlio è una bestia, una vera bestia, schifoso, immondo e sporco. Ma cosa dici di mio figlio? Ma tu quella faccia ce l'hai da quando sei nata, iena. Perché dai la colpa a mio povero figlio? Lui non ha fatto niente per aiutarti ad avere quella faccia da strega. Che ho detto di babbo? Cos'è che gli ho detto, maleducata? Tu sei una strega. Dimmi una cosa, brutta stupida, hai la coda di paglia? Eh? Stupida? Stupide le tue figlie, non io, eh? Dico la verità. Tu sei una iena gigante, mio figlio è un santo, ecco. Ma quale santo? Basta, basta, basta! Sì, perché non sei degna neanche di baciarmi quella bocca. Continuate così, eh? Ciao? Non sai cos'è questo? Ce l'ho! Ce l'ho tutta! Ce l'ho tutta la pugna, guarda! Almeno credo! Il latte! Greta! Aina, io volevo giocare! Il latte, Greta! Abbiamo fame, Greta! Greta, vieni qui! Chiedo pace per poter lavorare! Che succede, Antonio? A me sembrare che nostra cuoca essere un poco pazza! Avanti, Greta, non perda il controllo! In questa casa ci sono delle regole da rispettare! Regole? Regole? Aiuto! Oh, che succede, Greta? Che cosa? Che succede? E perché io stare con scarpe di Floricenta? Cosa essere questo? Non essere io? Ah, questo essere un'incuba? Che cosa mi... Ah, meglio io torne. Così, quando sveglia, tutto passato. Sì, devo stare proprio male per venire a parlare anche solo un minuto con te. Come vorrei che almeno aprissi quegli occhi da tonta e mi aiutassi con mamma, santo cielo, quella donna. Prima è entrata in fissa con il verduriere, poi esisteva soltanto Mattias, l'amico di Federico. Ora è la televisione, adora la televisione, andare a raccontare le cose, litigare con quella parrucchiera. Mi hanno stufato, nonnina, credimi. Proprio adesso che si avvicinava il mio matrimonio mi fa questo. Non ce la faccio più, cosa devo fare? Perché mi fa questo? Ma io lo so cosa devo fare. Ma certo, adesso so cosa devo fare. Devo raccontare tutto.
Racconto tutto. Riscuoto l'eredità, me ne vado in Europa e che tutti quanti scoprano pure che mia sorella è la... Che bello, Delfina! Sei venuta a trovare la nonna, io ho portato Pepita per farglielo conoscere. Sì, e tu credi che lo possa conoscere? Non ti rendi conto che è poco più di una pianta, che non capisce niente di quello che succede? E poi non ti crederai bella solo perché hai avuto 5 minuti di fama. Non lo sai che la televisione ingrassa, imbecille?